Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitchered. Questo è The Binding of Isaac. No, questo è WWE 2K15. Questo è Action Barbarian, che dice: no, guarda, no, io non piango, io urlo e basta. Allora, potenzialmente, come siamo messi ad attributi? Ho già messo tutti i punti. Ok, possiamo andare. Un sacco di domande, oggi sono felicissimo. Allora, non ho organizzato niente per te. Va bene, perfetto, allora parleremo per i cazzi nostri tutto il tempo. Curtis Axel, va bene, d'accordo, va bene, uccideremo Curtis Axel. Allora, sono tante cose belle da dire oggi. Ah no, devo parlare anche, oh madonna, c'è troppa roba da dire. Devo dire anche, dobbiamo anche parlare. Oddio, non è partita la plancia, un attimo, scusate. Oh, ho dei problemi, non è partita la plancia. Potrebbe essere un brutto momento, porta sfiga se non plancio all'inizio. Vabbè, poco importa. Parleremo anche del della card in coso. Però potremmo spostarla la card. Tanto è il 4 di luglio e che forse c'è un altro. Un'altra registrazione in mezzo, forse. Vabbè, vediamo se c'è tempo. Plancia. No, niente plancia. Non riesco a fare la plancia oggi. Va bene, fa lo stesso. E allora, sono un sacco di domande fighe. Nel frattempo mi avete detto a che ora sarà lo show a Tokyo, ed è alle 10 del mattino di sabato, quindi potrebbe essere interessante da vedere, vista l'ora. Molto bene, ce l'ho fatta. E potrebbe essere da vedere, vista l'ora si può vedere. Potrebbe esserci già il WWE Network, perché è stato annunciato che da Battlegrounds ci sarà la possibilità di vedere il WWE Network anche in Italia, cosa che potrebbe interessare a qualcuno. Dovrebbe costare 9 euro al mese, chi è veramente appassionato. Tutto sommato è una spesa che ci si può permettere se qualcuno ed è abbastanza appassionato. Allora, vediamo un po'. Intanto facciamo un po' di domande subito, che intanto c'è Curtis Axel che prende il pestone. Allora, vediamo un po'. Riesci a inventarti una commossa così su due piedi e scrivercela? Elia, spiegati un po' meglio, ti rispondo alla prossima puntata, perché non ho capito in che senso me lo chiedi. Non ho capito se mi devo inventare una mossa così su due piedi al volo. Non ho capito, spiegati un attimino per favore, perdonami, sono tardo, ma non ho capito. Tanto sto facendo fare un po' di offensiva anche a lui, perché così almeno aumenta la qualità del match. Tanto mi tiro su, tu esulti, ma io mi tiro su, ragazzo, ecco. Non era il caso. Cosa ne pensi di alcune tipologie di match particolari? Blindfold, Russian Chain, I Quit, eccetera, dice MacMassimo Channel. E dipende dalla cosa. Ci sono i gimmick match che sono terrificanti. Ci sono invece le stipulazioni speciali che sono carine. Tipo ad esempio l'I Quit Match. Intanto, no, facciamo, carichiamo ancora un po'. L'I Quit Match è una stipulazione speciale e non è per niente male. E è un match interessante, è un match lungo, devono saperlo fare le persone che partecipano, devono saper tenere un ring per una buona mezz'oretta. E non è facile, non è per niente facile. Quindi di quei match così, quei match che tendono ad allungare lo show, come ad esempio gli Iron Man match e gli I Quit match, su tutte queste cose qua io ne penso particolarmente bene, se quelle persone che lo fanno sanno farlo. Io non vedo un Iron Man match in WWE da 5 annetti, anche di più. DDT intanto nel frattempo. E forse è meglio così in alcuni casi. E non c'è nessuno in grado di poter fare delle cose decenti da un po', quindi forse è meglio non aver visto ancora più un Iron Man match. Un blindfold match. I blindfold match sono sempre stati tutti delle schifezze imbarazzanti. E invece vuoi dire che perdo da Curtis Axel perché ho fatto troppo il beccio? No, sono sulle corde, quindi meno male. Finiamolo. No! Oh cazzo.
Oh signore, scusate, ho avuto un momento terrificante. Vieni qua pezzone, vieni qua pezzo di animale, vieni qua. E quindi vabbè, avete capito, invece tanto chiudiamolo, perché mi hai fatto venire un cagotto di quelli importanti, ok. Chiudiamo. Invece il blindfold, quel match Russian Chain, che poi sono stati fatti in qualsiasi modo, e Texas Cowbell, che robe on a pole, quelle robe lì sono tutte imbarazzanti. Fortunatamente se ne vedono più pochi, non evitiamo i match nel fango, Brian Pantis, tutte quelle fuffe lì sono imbarazzanti. Invece gli equip match, gli Iron Man, i ladder, i tables match, i TLC, tutte quelle cose lì sono molto 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 belle, se fatte da gente che è capace a farle. Poi intanto hanno definito il glitchone della puntata precedente, il ballo del polpo, Samuel Misiuk. Scusami se l'ho nominato male. Il ballo del polpo, in effetti aveva un po' del ballo del polpo. Ce l'aveva. Poi. Intanto andiamo a vedere. Poi continuo con le domande e poi parliamo anche. Oh, straordinario. Bene. Straordinario. Sono riuscito a tirare fuori un 4 stelle da Curtis Axel, per dire. Allora, mettiamo questi puntini. Li mettiamo. Ce li ho i soldi per poter aumentare un po' 2-3 statistiche, veramente. Tipo la velocità, no. La dispendio di energia, se faccio così. E poi va, 4.000. 45.000! Porca zozza. Mettiamo a 79 la rigenerazione dei danni. Attacco prese, non ho abbastanza punti. Attacco in corsa invece, no, non ho abbastanza punti. Attacco con sottomissione tecnica, ma sì, tanto non ho una sottomissione nel mio repertorio, zero ne ho, quindi non bene. Poi andiamo dietro e ci vediamo cosa c'è, cosa hanno proposto per me. Nulla. Eric Rowan o Brock Lesnar? No, Eric Rowan, non voglio ribattere Brock Lesnar. No, facciamo da Brock Lesnar. No, ma poi perde tutto il suo fascino ribatterlo un'altra volta, no, non voglio. No, sono indeciso. Sono indeciso perché se Brock Lesnar lo batto facile un'altra volta, quando succederà il momento decisivo e importante, poi perde perde l'importanza in più. Io devo prendere fama, non punto esperienza. Lo so, sarà impopolare come scelta. Lo so, Rowan. Lo so. Chiunque mi dica: ah, cosa hai fatto? No, avete ragione, però. Poi se lo ribatto, poi. No, oggi la plancia non è. Il crossbody non è proprio nelle mie corde. Non capisco. Poi vediamo un po' cosa avete. Ci avete detto. Mi avete detto di bello. Secondo te il miglior match di WrestleMania? Pericolosa questa cosa. Il miglior match o il mio preferito? Perché il miglior match è un bel casino. Il mio preferito invece è un po' più facile. Un po' più facile, ci sono tipo 3 o 4 volendo. E il tuo per te è WrestleMania 20, Triple H contro HBK, contro quello che non esiste, l'uomo che non esiste, cioè Chris Benoit. E il tuo, infatti, hai messo un sensored. E il mio match preferito, in realtà ce n'è un po', ne posso elencare 4. Basta però. Quattro perché? Perché il mio primo match preferito che mi ricordo, che ho visto in diretta, è stato Kurt Angle che batte HBK a WrestleMania 21, se non mi sbaglio. Poi successivamente, informandomi e guardando roba, vidi.
Half Nelson suplex. Vidi Jericho contro HBK, grande match anche quello. E uno dei miei match preferiti al TLC è WrestleMania 17? 17 o 2000? Oddio, 17. Oddio, sto facendo confusione. Ladder match con tra ladder match di ladder match al TLC, uno a 2001 WrestleMania 2000 e l'altro WrestleMania 17. Ho un vuoto. Comunque il TLC, non il ladder match. Anche il ladder match era figo, però quello tra Hardy Boys, Edge Christian e i Dudley Boys. Belli tutti e due. Mi è piaciuto più il TLC perché è TLC, perché è un TLC, cazzarola, cioè è un TLC. Come si può dire male di un TLC? E che ho visto dal vivo, l'ho visto dal vivo, quindi per me è rimasto, oddio, credo mi schiennasse, mi stavo già spaventando. E quello che ho visto dal vivo, ho visto Jericho contro CM Punk dal vivo, mi dispiace, per me ero andato a Miami solo per quello, quasi, quindi io sono rimasto innamorato di quel match. Tanto direi che è il momento della DDT. Dobbiamo scannarlo già adesso. 1, 2. Niente. E ci, allora ci alziamo, lo facciamo alzare. E driver, ce la fai? Ok. Driver. Invece, considerabile il match migliore di tutti i tempi, per me... Come importanza, tipo un Hulk Hogan contro Ultimate Warrior, come importanza. Come bellezza, oppure un The Rock contro Hulk Hogan. Come bellezza... Non Triple H contro CBK contro contro Benoit. Cazzarola, è difficile. Scusate il momento di silenzio devastante, ma sono veramente dubbioso. Steve Austin Bret Hart? No? Steve Austin contro Bret Hart, il match in cui Steve Austin sviene diventando ufficialmente, tra l'altro, uno dei pochi match nel quale c'è un doppio turn, face di Stone Cold Steve Austin e heel di Bret Hart, quello in cui Bret Hart mette Stone Cold Steve Austin nella come si chiama? Nella sharpshooter e lo fa svenire, piuttosto che cedere. Potrebbe essere quello? Esagero? Non lo so. Può darsi. Uno di quei quattro che ho detto, comunque, per me potrebbe essere tranquillamente al suo posto. Se no, qualsiasi match che contempla un HBK a cazzo, oppure, nonostante non sia il mio preferito, però quelle robe lì. Avete capito? Andiamo a mettere intanto i punti che abbiamo raccolto qua dentro in resistenza a testa. A metterli. E poi andiamo a mettere in risposta prese, no, secondo, attacco prese, attacco in corsa non posso, non ho i punti, ok, tanto gli uccellini cinguettano felici. Abbiamo ancora due match da fare, vero? Direi di sì, no? Cosa mi dici? Non ho ancora niente? Bad News Barrett, ok, va bene. E intanto parliamo un attimo velocemente del Tokyo Live Event, visto che ce l'abbiamo il tempo per farlo. E ho sbagliato di nuovo. Oggi la plancia. Oggi il crossbody non arriva. Forse arriva adesso. Va bene.
E dicevamo, ci sono dei grandi match, ma ci sono anche delle grandi stronzate. E vi racconto qual è la card. Allora, la card contempla Finn Balor contro Kevin Owens, lo sappiamo. Poi Divas Title Match, Naomi contro Paige contro Nikki Bella. Già visto, era brutto ai tempi, non vedo perché possa essere bello adesso. Scusa, ne tiro un altro, se sali lentamente te ne caccio un altro forte. Bene, perfetto. E poi Super Squashone Match, Brock Lesnar contro Kofi Kingston. Visto che Dolph Ziggler è stato pagato fior di quattrini con un nuovo contratto, pardon, arbitro, con un nuovo contratto non hanno potuto mettere come squashato speciale. Hanno detto: chi è il prossimo? Chi è dopo Dolph Ziggler? Chi è quello che vende meglio i colpi? Kofi Kingston. E allora, perfetto, hanno messo Brock Lesnar contro Kofi Kingston. Dicendo chi è quello, tra l'altro, che possiamo anche spenderci come uno da prendere, a far prendere tranquillamente a botte ad Lesnar. Ecco qui Kingston è uscito. Poi c'è un incomprensibile, ma non proprio tantissimo incomprensibile, John Cena contro Dolph Ziggler contro John Cena e Dolph Ziggler contro Kane e King Barrett. Il match designato per la sconfitta di King Barrett, la sconfitta numero 200 di King Barrett. E Dolph Ziggler, che credo sia stato aggiunto alla card come tag team partner di John Cena dopo il contratto. Però sono curioso di vedere cosa faranno fare. Vi piace Dolph Ziggler? Domanda. Vi piace Dolph Ziggler? E non so cosa li faranno fare, visto che adesso gli hanno dato un nuovo e credo anche abbastanza remunerativo contratto. Quindi credo che possa diventare il volto del WWE Network, presentatore di un bot e tre quarti di programmi. Potrebbero farlo diventare così, come utilizzo nella WWE. Intanto cominciamo a dare un po' due colpi strani a Barrett, tipo questo, potrebbe essere un buon inizio. E poi Lucha Dragons contro Big E e Xavier Woods, non so se per i titoli, non credo che sia per i titoli. Porco Giuda, non mi venissero. Salvato, riversa. Bene. E poi un finale fantastico, un altro che credo che poi uscirà, un altro squash match a questo punto. Maledizione. Wow, vola. Ok, perfetto. E un Cesaro versus Diego, che credo sia uno dei Matadores, ecco. Scusate se non mi ricordo come si chiamano quei due mentecati, ma e credo che sia un altro squashone, perché spero che abbiano cominciato a pensare che potrebbe essere utile usare Cesaro come, ok, driver. Sì, deve essere utile forse usare Cesaro come un upper carder, non vi dico un main eventer, però cominciare a costruirlo come un upper carder potrebbe essere utile. Quindi questa è la card di Tokyo. Finn Balor contro Kevin Owens, vedere come Brock Lesnar squasha Kofi Kingston, Neville contro Chris Jericho, tutta la vita. E poi sono curioso un po' di vedere come utilizzeranno Dolph Ziggler e Cesaro, se veramente squasha Diego. Sono curioso, non è tutto sommato una brutta card, non è una brutta card, per niente. Live, lo faranno vedere live quindi alle 10 di mattina su WWE Network, che probabilmente quel periodo sarà già visibile, forse no, ma comunque lo potete trovare in giro da qualche parte, potete trovare in giro facilmente, sapete benissimo dove. Quando ci sarà disponibile il WWE Network in Italia vi dirò, dovete vederlo su WWE Network. Per il momento non ve lo posso dire perché non possiamo vedere il WWE Network se non con barbatrucchi e cose miste. Dobbiamo fare ancora un match. Abbiamo grandioso match. Nel frattempo, voglio vedere se mi sono dimenticato qualche commento. Oh, mi sono perso un commento, scusate. Sono perso un commento. Intanto ne parliamo nell'ultima. Non l'ultima. Cosa c'è? Devo fare.
chi devo farmi? Zero Stacker, va bene, facciamoci Zero Stacker. Ho una giornata, una puntata un po' lenta quanto a match, peccato. Però sono riuscito così a rispondere a tutti voi e sono felice di ciò. Oh, niente plancia oggi. Che brutta roba. Au. Ok, vai tu all'angolo. Boom. 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 Yes. Mi piace. Mi è piaciuta questa combinazione, mi è piaciuta. Allora, scusa per le troppe domande. No, non sono mai abbastanza, Manu. Stai tranquillissimo. Basta, uffa. Stai proprio tranquillo, anzi, continua, raddoppiale. Non mi interessa, anzi, meglio ancora. Meglio ancora. Triplicale. E quando e come hai conosciuto la WWE? E allora, l'ho conosciuta molto prima di vederla, ovviamente. Ovviamente. E non riesco a rovesciare una mossa una. Ciò è preoccupante, intanto nel frattempo. La conoscevo già quando era nei... già ai tempi di Dan Peterson, quando lo faceva vedere, era commentato da Dan Peterson, i primi Velocity, tutte quelle cose lì. E porco Giuda però. E, solo che non me lo permettevo, non mi permettevano di vedere fondamentalmente. E quindi potete, come potete immaginare, ero piccino, quindi di conseguenza. Ah, fico, non sapevo. Backbreaker? No. Poi ho incominciato a vederla. Il momento in cui ho cominciato a vederla proprio seriamente è stato il Survivor Series di, tra virgolette, addio al wrestling di di Steve Austin. Di Steve Austin. Quindi non ho un'enorme memoria storica. Sì, l'ho vista prima, l'ho vista anche prima. L'ho vista anche prima ai tempi di Telepiù. Però non la potevo vedere proprio di stream, ai tempi di stream la vedevo, assolutamente. Ho visto Vengeance, il Vengeance in cui vinse Jericho, vinse il primo... Undisputed WWE Championship, ma non potevo vederlo fisso perché non me lo permettevano. Da lì, dal pay per view praticamente di addio, del Survivor Series, Team Bischoff contro Team Austin, ho incominciato a vederlo con regolarità tutte le settimane lì, perché ho potuto fare quello che volevo fondamentalmente, e ho potuto vederlo quando mi pareva, se no comunque ho sempre visto puntate miste, così quando non mi vedevano che lo guardavo. E quindi l'ho conosciuta così. Lo conoscevo già ai tempi di stream, ai tempi anche la WCW, conoscevo già la WCW. Comunque, in ogni caso, ho visto qualcosa, ero interessato. Wow. Da quando Zeus Tucker ha un comeback? Non mi piace. Allora, tiriamolo su, visto che mi ha ciulato la special. Ok, e via con un suicide dive giusto per dar fastidio. Quindi l'ho conosciuta così la WWE. Ho tante domande per voi, però da fare per voi, da fare a voi, non per voi. E ce ne teniamo una per una, quindi direi, ho già fatto la domanda, quindi cosa ne pensate di Dolph Ziggler? Come prima domanda. Poi domani, nella prossima puntata ne faccio un'altra. E la prossima puntata ne faccio un'altra. Ce ne ho già tre pronte, fondamentalmente. Quindi cosa ne pensate di Dolph Ziggler? Perché la risposta è la domanda che mi interessa di meno, fondamentalmente. Perché voglio tenermi per le prossime puntate. Visto che voglio tante domande, voglio tenermi le domande più fighe per puntate con dei match fighi. Perché fino in questa puntata non è stato... sono stati dei match molto fighi. Vieni su, animale. Vieni su. Vieni su. Non si tira su. Ma non si tira su. Allora. DDT. E chiudiamo con la driver. Via con la driver. Grazie Mega Xri intanto per il grande consiglio. No, così. Cosa cazzo? He thinks he has it.
Non ti stai per rischiantare adesso. No, vero. Sapete che forse... Boh, vabbè, lo scopriremo, lo vedremo nella prossima puntata. Ho un dubbio. Ho un enorme dubbio. Io spero che non si schianti adesso. Vero. Comunque, diciamo che abbiamo finito. Dovrei aver fatto anche tutte le domande. Sono anche riuscito a rispondere a tutte le domande, forse. Sono contento. E se non ho risposto a qualcuno di voi, lo faccio alla prossima puntata. Non c'è problema. Straordinario, non ha crashato, quindi potrei sapere perché è successo questa cosa. Non ve lo dico, perché farei la figura di me. Comunque, fa lo stesso. Abbiamo fatto i 4 match. Mettiamo un po' un attimo. No, vabbè, lo faccio fare. Sconfigge Roman Reigns per schienamento per il WWE Championship. Ma ha vinto a Battleground. Ma porca puttana, ha vinto Roman Reigns il titolo. Ma minchia. E poi l'ha vinto Cena. Vabbè, meglio. Ok. E quindi, per oggi direi che è tutto. Action Barbarian vi saluta e scrolla le spalle, si guarda intorno e dice: c'è qualcuno? Devo tirare una scoreggia. Ho fatto una battuta da bambini, ma fa lo stesso. E ci vediamo alla prossima puntata. Quindi, se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e condividete su Facebook, condividete dove vi pare, soprattutto su Facebook, perché secondo me è la cosa giusta da fare. E condividete con tutte le persone a cui può interessare questo genere di cose. Continuate a fare tantissime domande come avete fatto stavolta e le altre volte anche, non è che le altre volte ne avete fatte meno. E ci vediamo alla prossima puntata, direi. Sì. E ta-ta. No. Non grida, devo gridare io. Ci vuole di gridare, bravo. Caricati, 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 grida. Non grida. Swerve, non... Facciamo un swerve, non grido. Vabbè, grido comunque. Aaaaaah!